Il TAV in tutto il mondo costa tra i 9 e gli 11 milioni di euro al chilometro. Peccato che la Torino-Milano sia arrivata a delle cifre iperboliche vicino ai 60-70 milioni di euro al chilometro. Come mai? Buongiorno a tutti, è una bella giornata. Oggi mi trovo a Torino e sono in compagnia di Alberto Perino, portavoce storico del popolo dei No TAV. Buongiorno Alberto. Ciao, buongiorno a tutti e buona giornata, visto che oggi c'è il sole. Notizia recentissima: il TAV costerà 3,6 miliardi in più, si passerà dagli 8,4 iniziali ai 12. Una previsione ottimistica? Troppo, perché in realtà non sono credibili queste cifre, perché queste sono le cifre a preventivo. Poi, come ci insegna il MOSE, come ci insegnano tutte le grandi opere in Italia, tutto cresce a dismisura, ma moltiplicato per 3 o per 4. Il TAV in tutto il mondo costa tra i 9 e gli 11 milioni di euro al chilometro. In Italia costa 45. Come mai? Una volta mi hanno detto in una trasmissione che era perché in Italia ci sono le montagne, ci sono tante gallerie, ci sono tanti problemi e quindi i costi crescono e salgono. Peccato che la Torino-Milano sia arrivata a delle cifre iperboliche vicino ai 60-70 milioni di euro al chilometro e come tutti sappiamo tra Torino e Milano ci sono le Alpi, le piramidi, il Mazzanarre, il Reno e tutto il resto, ecco, quindi le cose non funzionano proprio così. Non è credibile, insomma, che i costi saranno sia aumentati, ma così, di così poco. Tutto questo che è uscito adesso è semplicemente perché c'è un problema di contabilità di RFI, tra RFI e RFF, che sono i francesi, sono la Réseau Ferré de France. E uno lo contabilizza in un modo e l'altro lo contabilizza in un altro. In realtà recentemente Cramer, il presidente della Commissione Trasporti, ha detto che non è credibile di poter mettere il 40% di contributo per quest'opera, perché in realtà tutti i fondi europei che ci sono per i trasporti sono molto più bassi, ma se non li mette l'Europa, chi li mette? Devono metterli l'Italia e la Francia, perché i costi sono e rimangono. Adesso c'è stata la polemica che Virano ha detto che il tasso di inflazione che era stato utilizzato per fare i conteggi era del 3,5% annuo. Negli ultimi anni siamo molto vicini allo zero, se non addirittura in negativo. Peccato che le grandi opere in realtà continuano sempre a aumentare, ma questo è un altro Certo. problema. E che quindi i costi non sono quelli che sono stati ipotizzati. Anche se Virano dice che non ci sarà un aumento successivo, No, quindi lui però dice, sono lui è tutto promesse. tranquillo, ma Certo. voglio dire, Virano è una persona che dice sempre di stare tutti tranquilli, ecco. Lui ha una sua concezione della verità che è molto strana, diciamo. Il problema è che se noi riportiamo vicino a zero il tasso di inflazione reale, no? Dobbiamo portare vicino a zero anche il tasso di inflazione che abbiamo utilizzato per calcolare i costi-benefici dell'opera, che erano già tirati al limite, con un tasso di inflazione del 3,5. Ma se io ritiro giù da 3,5 a 0, ciao Nina, non ci Certo, sono più. certo. E quindi a questo punto o teniamo tutto fermo, o se cambiamo, cambiamo tutto, ma se cambiamo tutto a quel punto saltano costi-benefici. Allora l'opera, come abbiamo sempre detto noi d'altra parte, è così, non è assolutamente sostenibile, è un'opera che è chiaramente in perdita. È una provocazione, la dichiarazione del parlamentare piemontese del PD Esposito è a favore dell'opera, che dice che in ragione di questi aumenti si potrebbe davvero valutare, l'inutilità dell'opera stessa, ho capito. Esposito ha detto che se sono veri questi Certo. dati, allora bisognerà. Ci sarà qualcuno che dirà che non sono vere, quindi lui sarà di nuovo molto tranquillo. A me sembra un po' che sia uno smarcarsi. Non so se perché loro hanno già dei dati molto più precisi di noi su che cosa decide di fare l'Unione Europea. E allora che qualcuno cominci a dire, ma aspetta un attimo che magari qui
conviene saltare via dalla nave prima che questa affondi. Ecco. Ecco, nello sblocca Italia c'è un chiaro indirizzo di investimento sul TAV, sul treno alta velocità. Ricordiamo alcune tratte, il tunnel del Brennero, Verona-Brescia, la Napoli-Bari, quindi di fatto anche questo contraddirebbe quello che si dice del TAV in ragione di questi aumenti. Sì, allora, proprio ieri o l'altro ieri, grazie a un parlamentare dei 5 Stelle del Trentino, una università che adesso mi sfugge il nome, ha fatto un'analisi costi-benefici un po' più seria di quella che si era inventato qualcuno e bisogna dire che è uscito fuori che non c'è nessuna possibilità di andare a pareggio, non di guadagnarci, di andare a pareggio con i costi-benefici del Brennero. Quindi a questo punto il Brennero... Mi pare si diano 24 miliardi la spesa. 24 miliardi, ci tiriamo due righe sopra, perché poi la cosa bella è questa, che l'Austria ha detto che loro non ci credono proprio e quindi per i prossimi 20 anni loro di questo non se ne parla assolutamente. Noi continuiamo a spingere, no? Peccato che da una parte è chiusa dall'Austria, dall'altra in Italia noi abbiamo una linea ferroviaria con un solo binario. Se qualcuno mi spiega che cosa dovrebbe servire quest'opera, se non a mangiare soldi e regalarli ai soliti amici del tondino e cemento, questo è il problema. Allora su queste questioni qui bisogna fare attenzione. Per esempio, adesso vi dico una cosa tranquillamente che tutti dimenticano, noi stessi non la sfruttiamo, perché la nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione non è ad alta velocità. Nella richiesta di finanziamento all'Unione Europea è specificato che è una linea convenzionale. Allora ci vogliamo togliere tutti i film che ci siamo fatti nella testa? È uno scoop questo, cioè TAV non c'entra nulla. Figurati, è dal 2007 che l'hanno scritto, pensa. Quindi cosa vuol dire? Che non si potranno raggiungere neanche determinate velocità? No, perché non è proprio pensabile, non funziona da nessuna parte. Quindi quanto si risparmierebbe in termini di tempo? Mettiamo 20 minuti. 20 minuti. Una cosa folle. Beh, è importante, però perché poi capite, al primo semaforo ne perdi mezz'ora. Certo. È finito tutto, ma lasciamo perdere queste cattiverie dei notav che sono cattivi, brutti, antipatici. In Val di Susa passano già 4 coppie di TGV al giorno, cioè il collegamento tra Milano e Parigi col TGV passa già in Val di Susa, ma attenzione, non passa sulla linea ad alta velocità tra Torino e Milano, perché siccome noi siamo molto all'avanguardia, abbiamo fatto dei sistemi di alta velocità che sono unici in Europa e quindi i nostri treni non vanno all'estero e quelli dell'estero non girano in Italia, ma noi siamo più bravi. Bene, ottimo. Io la ringrazio e ci vedremo presto. E le chiedo un'ultima cosa. Facciamo insieme un saluto tipico valsusino? A Saradura. A Saradura. No, dura. Dura. E vengo francese. Anche da Milano, quindi dura. A Saradura. Grazie. Prego.